Siamo sempre con Maria Villani, autrice di Ci sarà poi un giorno, edizioni Divina Follia, collana Fuori Onda. Facciamo una seconda parte perché abbiamo avuto un piccolissimo contrattempo, ma noi continuiamo imperterrite. Abbiamo detto che questo è un testo in cui ci sono tanti racconti, ci sono delle poesie, c'è anche un atto unico, ma adesso ci arriviamo. Vorrei prima un attimo affrontare l'inizio di questo libro, nel quale tu un po', diciamo così, ti metti a nudo perché racconti quella che è stata la tua esperienza nel periodo più brutto forse per tutti, che è stato quello del lockdown. Aggiungi tu qualcosa rispetto a questo racconto, col quale inizi a raccontare poi gli altri racconti. Sì, in effetti il lockdown, come hai detto tu, è stato un periodo terribile per tutti. Io l'ho vissuto in questo mio appartamento, nella mia casa, e diventava veramente difficile ogni giorno affrontare la quotidianità e anche le notizie che sentivi al telegiornale, quello che potevi, quello che non potevi fare. Quindi il tempo era qualcosa di, cioè, a un certo momento bisognava darsi anche un po' di pace, no? Trovare una pace con se stessi, quindi cercare qualche modo per occupare il tempo. In questo racconto, come hai detto giustamente, tu mi metto a nudo, esprimendo proprio tutto quello che provavo e anche l'angoscia. A volte può fare paura, no? Parlare dei momenti. Dei momenti difficili, però in qualche maniera bisogna fare per forza i conti con questo. E il lockdown è stato forse un momento in cui tutti abbiamo dovuto guardare in faccia la paura e conviverci in qualche maniera, quindi giorno per giorno. E mi ricordo che molti dicevano in quel periodo si ingrassava perché stando in casa, a me non è successo questo, io dimagrivo in quel periodo, dimagrii. Non avevo neanche tantissima voglia di prepararmi, di cucinarmi, anche perché poi ti muovevi poco, quindi non c'era neanche tutto quell'appetito. E mi ricordo che tra le attività che mi davano comunque spensieratezza c'era la lettura, vedere qualche film, chiamare mia madre, non potevo neanche andare a trovare, quindi effettivamente è stato un momento difficile. Ma anche l'uso di internet era un'altra cosa che insomma facevamo tutti, usavamo i social, Tutte le presentazioni dei libri avvenivano sui infatti social. sui social, ecco l'aspetto positivo dei social, no? Abbiamo Sì. cominciato un pochino a scriverci anche tra persone lontane per avere comunque una vicinanza. E quindi diciamo sì, inizio con questo racconto del mio lockdown in cui penso che tantissime persone si possono comunque immedesimare, cioè possono trovare un sentimento comune, una sensazione comune. Una cosa, scusami se ti interrompo, che mi ha molto colpito proprio in questa introduzione, no, che tu fai agli altri racconti, è che tu dici: io andavo a scuola e cercavo di essere forte per i ragazzi che a loro volta erano spaventati, mentre invece avrei voluto gridare che ero più spaventata di loro o ero spaventata quanto loro. E quindi cercavo di avere questo atteggiamento e mi è venuto da fare questa considerazione: quanti di noi hanno vissuto, ciascuno nel proprio ruolo, questa situazione, soprattutto quando sei a contatto con il tuo caso, con i giovani? I giovani come li vedevi in quel momento rispetto a questa situazione? Più scanzonati oppure molto spaventati? Perché poi secondo me loro, credo dal mio punto di vista, ne abbiano risentito più dopo, cioè questa chiusura forzata poi abbia determinato qualche problema in loro nel momento successivo, forse che più in quel, chi, di più in quel momento. Tu Sì, che dici? noi abbiamo, in quel periodo abbiamo lavorato in DAD, quasi tutti noi insegnanti, e effettivamente alcuni di loro sembravano dimostrare una certa tranquillità, però è stato un momento difficile per i ragazzi perché essere chiusi in casa, non poter vedere le amiche, non poter uscire, non poter andare proprio fisicamente nei posti, per noi adulti era difficile, per loro ancora di più.
Successivamente, tornati poi a scuola, sui banchi di scuola, abbiamo ripreso, no? Abbiamo ripreso a parlare di quel periodo. Si è parlato proprio di ansia sociale, di paure che sono aumentate e l'ho notato avendo a che fare appunto con i ragazzi delle superiori, quindi adolescenti, ho notato proprio questo, come fossero più fragili, più spaventate ancora di più, quindi bisognava rassicurarli per tanti versi. E sicuramente, ecco, un altro aspetto della scuola che è venuto fuori è quello della relazione sociale. Quando le relazioni non ci sono, le relazioni sociali sono limitate come in quel periodo, tutti ne abbiamo risentito, quindi si vive peggio, si vive male. Ti faccio una domanda, quanto siamo veri sui social? Ma è una domanda che mi pongo anch'io. Lo so che è una domanda, però mi viene spontaneo a portela, perché anch'io mi chiedo, no? Noi ci rappresentiamo o vediamo gli altri che si rappresentano, ma poi quanto siamo veri o quanto siamo virtuali anche noi nel nostro modo di proporci, cioè quella cosa o quel modo è reale? O senza rendercene conto, siamo immagini costruite Sì, di noi infatti, di stessi. noi stessi. Allora, non voglio demonizzare i social, io li Assolutamente. uso anche, uso Facebook, è anche a volte uno strumento di, ecco, di conoscenza, di far conoscere se stessi, quello che si fa. Però effettivamente si rischia, di essere vittime di quell'immagine che ci siamo creati sui social o di quello che diciamo in quel contesto. Chiaramente nella società dell'immagine e quindi anche dei social, conta molto come ti poni, le cose che dici, si cerca di mettere sempre in evidenza un momento positivo, no? Il momento in cui siamo al top e quindi la verità è un po' falsata, chiaramente. Ci sono anche degli aspetti però positivi dei social, cioè può essere anche uno strumento di conoscenza, almeno iniziale, poi è chiaro che la vera Vero amicizia, il rapporto, vero certo. rapporto è quello che è fatto di incontri reali, è fatto di anche di litigate, ma anche di parole reali, Ma insomma, anche di di odori, incontrarsi, proprio carne che si certo, vicinanza, insomma, è un po' assolutamente, così. è un po' diverso la realtà. Assolutamente. Passiamo adesso a un aspetto di questo testo che so a te essere molto caro, ed è l'atto unico, il letto ingombrante, che scrivi a quattro mani. E introduci tu, parlaci tu di questo pezzo toccante, che potrebbe anche, perché l'ho sentito in un'altra presentazione, l'abbiamo anche fatto presente, forse avere con i tempi giusti un prosieguo concreto a teatro. Magari, Speriamo e te l'auguriamo. magari sì. Allora sì, è un atto unico appunto che ho scritto con Carmine Califano, che non c'è più purtroppo. Lui era un grandissimo regista teatrale e anche autore di testi teatrali. Nata, diciamo, la nostra amicizia sempre a scuola, all'epoca insegnava al liceo di Pagani, al liceo scientifico Mangino. E lui venne insieme con suo figlio e altre persone della sua compagnia a incontrare i ragazzi, insomma, per una presentazione tipo teatrale. E comunque poi è nata un'amicizia. Questo testo è molto particolare, a lui piaceva tanto e aveva in animo effettivamente di rappresentarlo, di farlo rappresentare, di portarlo in scena. E sarebbe veramente qualcosa di bellissimo che sicuramente piacerebbe anche a me. L'idea come nacque? Nacque dalle nostre conversazioni. Io mi ricordo che all'epoca frequentavo un po' il suo corso teatrale. Più che altro non ho mai recitato, però ero molto affascinata al teatro e anche dal suo teatro, sempre denso, anche abbastanza impegnativo, mai banale. E parlammo, diciamo, di come possa essere poteva essere un dialogo con se stessi, con il proprio alter ego. E perché in fondo è questo l'atto, è insomma un contatto con il proprio alter ego, anche se è presentato inizialmente come un dialogo con
insomma, tra una donna e un uomo, il suo compagno, una coppia che è una coppia in crisi, che si sveglia una domenica mattina, lei inizia con il suo home, quindi fa yoga, non a caso, insomma, e lui comincia a rimproverarla, a biasimarla, perché la domenica mattina presto lei comincia a gli dà fastidio, lo sveglia con questo suo home. Di qui iniziano una serie di battibecchi, no? Un dialogo serrato tra i due. Lei sembra una donna stanca di questo rapporto, non più, che non ha più le attenzioni del suo compagno, marito, compagno, quindi e lamenta questo scarso amore, insomma, sembrerebbe effettivamente una coppia in crisi. Lui invece le rinfaccia che lei non ha mai avuto veramente amore per se stessa, e questa è un po' la sua carenza, non aver mai creduto in se stessa. E quindi poi da qui è un po' l'occasione per ritornare alla sua adolescenza, magari alle mancanze che lei ha avuto. Infatti questo è molto interessante perché in questo dialogo che di cui stavi parlando c'è un rimando anche a quella che è la storia pregressa di lei, quindi alla vita in famiglia, cioè alla relazione anche con le sorelle, con una sorella in particolar modo legata a un amore giovanile e in effetti è tutto molto reale, tutto molto insomma percepibile e vicino a noi tutti, insomma è interessante. Perché il teatro poi è questo di magico, che traspone delle cose e te le fa vedere, ma in fondo è come se tu stessi vedendo dentro di te, lo dicevi tu all'inizio, Sì, quindi è è una davvero. realtà, diciamo, il teatro in realtà è una rappresentazione, diciamo, di una persona con tutti i suoi moti interiori, con il suo passato, con la sua vita familiare, e quindi in qualche maniera è un po' anche in questo caso mettersi a nudo, anche la visione di una famiglia che poi alla fine è una famiglia che lei si porta dentro, no? Che si porta dentro nella sua crescita, nel suo diventare donna, con le sue mancanze. E quindi un po' il mito della famiglia ideale viene meno attraverso questo atto unico, e il bisogno poi di uscire da certi schemi. Devo dire un aneddoto su questo, su come abbiamo scritto io e Carmine questo atto, perché avevamo in animo di incontrarci e di scriverlo proprio vedendoci, però il tempo era sempre poco, sia da parte mia che da parte sua, per cui abbiamo usato, ecco, in qualche maniera la tecnologia. Usavamo Messenger, quindi c'era questo file che insomma, ci siamo mandati l'uno con l'altro, ci scambiavamo e io andavo avanti con la storia e lui mi ha aiutato tantissimo, perché abbiamo lavorato insieme, in verità, per i dialoghi. Quindi ovviamente non è tutto, in questo caso, materia mia personale, ma c'è anche molta invenzione. Insomma, una storia che potrebbe essere Assolutamente rappresentata sì, sul quando palco. l'ho letta più volte e ogni volta ho colto qualcosa che non avevo colto precedentemente come capita, però davvero avendolo riletto dopo un po' di tempo, quindi era sedimentato dentro di me, ho scorto veramente delle cose, è come se tutti i tasselli fossero andati al posto giusto, quindi mi è parso rivelatorio per certi versi. Ti faccio un'ultima domanda e poi concludiamo con un'altra poesia del libro. Quanto coraggio ci vuole per scrivere? Allora, tanto, tanto coraggio. E poi è anche un modo di scavare dentro se stessi, quindi conoscersi e dialogare con se stessi, possiamo dire, è un dialogo con se stessi, almeno io l'ho concepita così la scrittura, la concepisco in questa maniera. Il coraggio di vedere in faccia la realtà, di non avere poi il pudore nel manifestarla, nel raccontarla, pensando che magari anche chi ti leggerà potrà comprendere, perché ha vissuto qualche esperienza non uguale ma simile,
E quindi in qualche maniera trovare quell'elemento che ci accomuna tutti. Però se non hai questo coraggio iniziale, demordi, insomma, lasci il compito ad altri, insomma, in qualche maniera, in questo libro in particolare, devo dire che la scrittura mi ha fatto molta compagnia e perciò poi ho voluto farne un libro, non tanto per parlare di me, perché poi poco importa, ma perché è vita e quindi in qualche maniera anche è degna di essere conosciuta, di essere Assolutamente, trasmessa. quindi farà compagnia a chi lo leggerà. Adesso concludiamo con la poesia che hai Sì. scelto. Allora, sì, la poesia che ho scelto è Giorno per giorno. Bella, piace. Ecco. Nasco ogni giorno e respiro l'aria. Nasco e poi muoio, rinasco nel mio giardino, mi coprono le foglie verdi e sono un albero robusto. Nasco oggi più di ieri e sono il sorriso che dimenticavo di avere. Muoio nel dolore di ieri, rinasco nella vita gialla come i miei limoni. Bellissima quest'ultima immagine, mi ha sempre molto colpito. Allora, Grazie. grazie a Maria Villani e con il suo ci Grazie sarà poi un giorno Divina Follia Edizioni. a te. Grazie.